Del nostro versante occidentale, secondo l'assessore Michele Losappio, notizie di stampa riportano la conclusione dell'assemblea del lato 1 di Taranto in relazione alla deliberazione del Consiglio di Stato che ha sancito l'obbligo di un oneroso risarcimento da parte dei 12 comuni che compongono lato a favore di una società privata per vicende che risalgono al 2004. È chiaro che, se verrà richiesto, l'assessorato all'ecologia, pur estraneo a responsabilità che sono tutte anche nella loro realtà temporale dei comuni del precedente governo regionale, proverà a svolgere un ruolo di interlocuzione, continua Losappio. Tuttavia, non si può sottacere come dalla ricostruzione dei media appaia evidente che i comuni, per ridurre i costi di smaltimento, stanno cercando tutte le soluzioni possibili, tranne che la più semplice e naturale, quella dell'incremento della raccolta differenziata, che unica ridurrebbe il quantitativo di rifiuti da smaltire e i costi relativi a carico dei cittadini. Eppure, conclude Losappio, lato Taranto 1 ha in questi primi mesi del 2008 una percentuale di raccolta differenziata che appena supera il 7% e quindi è ben distaccata dalla pur non esaltante media pugliese. Potrebbe e dovrebbe dunque recuperare con relativa facilità. Perché allora non se ne occupa? E sullo stesso argomento abbiamo sollecitato il sindaco di Mottola, Giovanni Quero, che è stato da noi avvicinato proprio su questa delicata vicenda, ma anche sull'invito dell'assessore regionale Losappio. Abbiamo in linea uno dei sindaci dei comuni interessati, l'avvocato Giovanni Quero, sindaco di Mottola. Allora, sindaco, Losappio dice, ma perché non pensate di più alla differenziata? Ma certamente condivido questa affermazione, certamente bisogna differenziare di più e quindi noi ci stiamo anche muovendo in questo senso. Fino a ieri l'avevamo fatto singolarmente come comune, infatti Mottola per esempio è il comune che credo abbia la percentuale di differenziata più alta, ma non è questo il problema. Oggi siamo nell'ambito del Lato, ci stiamo muovendo, c'è un progetto che è stato approvato dall'Assemblea del Lato, credo che adesso con la segreteria del Lato si stia andando in gara proprio per potenziare la raccolta differenziata nei comuni. Quindi stiamo facendo questo in buona sostanza. Ecco, sindaco, c'è un altro problema. In pratica bisogna andare, dice l'assessore regionale, a coprire un risarcimento. E forse nelle more della giustizia amministrativa qualche comune si troverà, diciamo, scoperto. Lei che pensa? Ma innanzitutto bisogna essere corretti nei termini, nella terminologia. In realtà non si tratta di un risarcimento. La sentenza del Consiglio di Stato ha solamente fissato la tariffa di smaltimento, quindi il contenzioso che vi era tra la CISA e Ginosa e Lato riguardava la determinazione della tariffa di smaltimento, che in primo grado era stato determinato dal TAR Puglia in 59 euro a tonnellata. Invece, in secondo grado, il Consiglio di Stato l'ha determinato in 80 euro a tonnellata. I comuni sono enti pubblici, hanno agito negli interessi dei cittadini, cioè hanno cercato di far pagare il meno possibile ai cittadini. Alla fine la CISA, che è un'impresa privata, ha cercato di tutelare i propri interessi, anche questo ritengo sia legittimo in uno Stato di diritto, il giudice ha dato ragione, adesso dovremmo trovare tutti insieme una soluzione per evitare che le casse dei comuni possano subire danni a volte anche irreparabili per alcuni. Nel lato numero uno c'è il comune più grosso, cioè il comune di Taranto, che serve 200.000 abitanti, insomma. Questa è una cosa che io francamente non ho mai condiviso, cioè l'aver inserito la città di Taranto, che appunto rappresenta la città più grande, il 60% della popolazione dell'interato, averla inserita nel lato Taranto 1 è stato un errore strategico, perché ritengo che Taranto doveva fare caso a sé proprio per le dimensioni, essendo una città molto grande rispetto invece a noi comuni della provincia che siamo più piccoli. E nei giorni scorsi alcuni sindaci del Tarantino, tra